La Bhagavad Gita. Capitolo 15. La persona suprema. Breve riassunto e concetti chiave. L'albero baniano e le tre influenze della natura materiale. Krishna utilizza l'immagine di un albero baniano capovolto per rappresentare il mondo materiale, riflesso illusorio e distorto del mondo spirituale. Le sue radici puntano verso l'alto, i rami verso il basso, e le foglie sono gli inni vedici. Questo albero è subordinato alle tre influenze della natura materiale: virtù, passione e ignoranza. Le fronde rappresentano gli oggetti dei sensi e le radici sono legate alle attività umane. Con determinazione bisogna abbattere questo albero con il distacco e cercare la dimora eterna di Dio. Il regno eterno. Chi è libero dall'illusione, dall'orgoglio, dalle false relazioni, dalla lussuria, dalla dualità, chi comprende l'Eterno e sa sottomettersi a Dio, raggiunge la sua eterna dimora. Questo luogo divino è al di là della luce del sole, della luna e del fuoco, e chi la raggiunge non torna più nel mondo materiale. L'essere vivente e le concezioni di vita. Gli esseri viventi sono frammenti eterni di Dio, ma sono condizionati e lottano contro i cinque sensi e la mente. Passando da un corpo all'altro, sviluppano specifici sensi in base alle influenze della natura materiale. Solo coloro illuminati dalla conoscenza possono comprendere questa verità. Tutto emana da Dio. Dio è la fonte e il sostenitore di tutto l'universo. Lo splendore del sole, della luna e del fuoco emana da Lui. Sostiene tutti i pianeti nelle loro orbite, diventa la luna e fornisce la linfa vitale ai vegetali. È presente nel fuoco digestivo e nell'aria vitale degli esseri viventi. Risiede nel cuore di ognuno e lo scopo dei sacri inni vedici è quello di conoscerlo. Dio trascende tutti gli esseri. Ci sono esseri fallibili nel mondo materiale e esseri infallibili nel regno spirituale. Dio trascende entrambi ed è il più grande di tutti. Per questo i Veda lo glorificano come la persona suprema. Chi lo conosce come tale e gli è devoto, conosce tutto. In questo capitolo Krishna rivela questa conoscenza confidenziale su Dio. Se compresa, rende saggi e conduce alla perfezione.